Allora, abbiamo il panel, diciamo, cuore del tema appunto della manifestazione, il fare comunità. Partiamo dal discorso della formazione continua. Allora, credo che sia impensabile, nonostante io sia anche un docente che collabora con lo IALS, eccetera, poter affrontare il problema della complessità andando a fare 1.000 corsi serali dopo 8 ore di lezione, no? Per cercare di imparare tutto quello che concerne la complessità e capirne. Viceversa, penso che sia impossibile tapparsi occhi e orecchie e pensare che non sta succedendo niente, no? Che non c'è qualcosa che sta cambiando a livello di società, di mercato, di lavoro, no? Come però farlo? Allora, la proposta che abbiamo, la sperimentazione che vi ho raccontato stamattina, che abbiamo provato all'interno del LUG, è trasformare il LUG in una sorta di piattaforma, una piattaforma fatta di un luogo reale, un luogo fisico di persone, e di provare a applicare il modello comunitario facendo dei gruppi di lavoro, che anziché mettersi lì verticalmente insegnante, allievi, sperimentiamo insieme e ognuno un pezzetto, magari qualcosa ci interessa, e poi condividiamo. E ci confrontiamo, no? Una cosa semplice, spesso anche divertente, perché comunque è un momento di socialità, e che però preso nella giusta misura e magari ponendosi qualche sfida, tipo facciamo un progettino insieme, vediamo, diventa didattico, divertente e utilissimo nella vita reale. Questa è un po' una cosa che abbiamo sperimentato. Giocando, giocando, il gruppo Udo ha creato il progetto Ordina Facile, l'automazione di una sagra. Piccolo, grande, a me sembra interessante e subito comprensibile, no? Hanno fatto un progetto reale e adesso siamo al secondo anno di Udo Sprint Code. Da quella cosa lì, secondo noi, può funzionare, non è per tutti, parti in 20-30 persone e ti ritrovi magari in 8, però quegli 8 lì, perché non tutti hanno la mentalità magari, però quegli 8 lì veramente si impegnano con entusiasmo, no? E stiamo cercando di fare un progetto simile sul gruppo CAD e quindi programmi interessi attorno alla progettazione, design e manifattura. Ecco, allora, più che parlare io vorrei sentire un attimino, parliamo con docenti effettivamente di istituti. Allora, voi vi siete posti il problema di cosa vuol dire preparare anche i ragazzi, diciamo, comunque gli studenti, a un mondo in cui quello che hanno imparato a scuola non basterà e c'è il conto alla rovescia, entro quanti anni quello che hanno imparato non sarà più valido? Beh, parlo da docente di scuola superiore, io sono responsabile di questo corso Artigiano Digitale che è nato 5 anni fa qui a Pordenone, però si è già ingrandito perché anche a Udine abbiamo aperto un'altra sede. È difficile all'inizio far capire prima alle famiglie cos'era questa cosa, agli allievi che venivano un po' così, no? Ma la cosa più difficile è far passare tutte quelle materie, noi le chiamiamo tecnico-professionali, no? In maniera diversa. Di solito c'è il professore che spiega la materia che è professionale, i più bravi prendono appunti, gli altri guardano in giro, anche i più bravi proprio si stufano. Allora con i docenti ci siamo messi tutti intorno a un tavolo, ho detto come organizziamo questo nuovo corso? L'idea era quello, prendiamo un progetto, prendiamo una penna, diciamo bene, dobbiamo progettare questa penna in maniera diversa e all'interno parlando con i ragazzi stessi, cioè loro stessi diventano, come avete fatto anche voi, no? Dei protagonisti, troviamo in base alle competenze che minime loro hanno, i professori spero un po' di più, inseriamo in questo progettino tutte le varie competenze che ognuno di noi ha. È chiaro che ci vogliono dei professori preparati, formazione continua, dei professori che non fanno solo i professori, perché ci vogliono dei professori che hanno dei contatti o che vivono all'esterno, in aziende, come consulenti, come proprio all'interno di alcune aziende. Questo è sicuramente fondamentale. E poi ragazzi, invece, non c'è bisogno di un ragazzo modello, eccetera, c'è bisogno di un ragazzo, punto. Anche chi non ha voglia, perché voi sapete, lo IALS è una scuola professionale, no? Quindi maggior parte all'inizio si parte con chi ha fatto dei percorsi nelle scuole superiori di diverso tipo e poi a un certo punto arriva lo IALS perché si studia meno, no? Questa è l'idea. Noi nasciamo come parrucchieri, estetisti, addetti alle vendite, no? E invece abbiamo visto che con questo metodo diverso, cioè mettiamo lì un progetto, difatti oggi siamo qui a presentare dei progetti che hanno fatto i nostri ragazzi. Dobbiamo andare, questo è l'obiettivo, arriviamoci. Loro mettono delle piccole loro competenze e noi pian pianino gli passiamo le vere competenze e un po' alla volta andiamo a lavorare su questo oggetto. Alla fine vengono fuori delle cose incredibili, molte volte diverse. Loro ci mettono la realtà, loro,
giovanile, e magari noi abbiamo, seppur giovani, perso nel tempo, e noi ci mettiamo ovviamente le competenze che servono sia dalla parte elettronica, firmware, piuttosto che la parte di design, e arriviamo a avere degli ottimi risultati. Abbiamo vinto diversi premi, ma non è tanto il premio, non è tanto l'obiettivo finale, quanto il percorso che abbiamo fatto assieme, e ci dà molte soddisfazioni. Oggi ci siamo incontrati qualche settimana fa sia con Giovanni che con Alain, detto vogliamo esserci in questo incontro, possiamo venire eccetera. Burocraticamente era impossibile portare alcune classi, che purtroppo bisogna fare dei passaggi eccetera. Siamo entrati in classe e ho detto chi vuole venire, c'è questa possibilità, c'è da presentare la scuola, presentare i progetti, e tutti si sono alzati e sono venuti fuori dallo scolastico, devono dire come fare a venire qua. Poi alla fine il problema del trasporto, alla fine in 6 di loro sono riusciti ad arrivare rompendo le scatole ai genitori di sabato, e questo poi è una soddisfazione. Quindi come dicevi tu prima, ci vuole sicuramente un modo diverso di fare didattica, sicuramente anche quelli che dicevi di collaborazione. Ecco, io tra tutti questi ragionamenti che ho fatto ho messo fuori le imprese. In realtà noi in seconda, in terza e poi in quarta abbiamo gli stage, che è un po' diverso dall'alternanza della scuola lavoro, è uno stage curricolare, cioè all'interno del curriculum del corso c'è già scritto che sono 200 ore in seconda, 300 in terza e 528 in quarta, a metà anno. Ecco, e qui ci sono le aziende. Okay. E noi siamo qui anche per questo. L'azienda è quella parte un po' più difficoltosa in alcuni casi, perché si parlava prima proprio, l'azienda ha ragionamento di dire io a fine mese o a fine tot devo portare quel pezzo fatto, quindi l'allievo o è utile oppure è un po' di intralcio, no? Quando poi cominciano a conoscere un po' la metodologia, i nostri allievi, come si approcciano, si apre subito insomma le porte. Però c'è sempre quella difficoltà, no? Un po' come avete avuto difficoltà voi entrare nelle scuole, no? Per questa cosa che noi non siamo il canone normale dello stage, no? E voi non eravate il canone normale. Ora io approfitto perché ti ho dato un assist veramente prezioso a Fabrizio, perché in una modalità diversa, ma mi pare abbastanza allineato come intenti, in poi magari sicuramente più pressante, più sfida, però mi sembra molto la modalità, l'approccio che hai descritto, molto in sintonia con quello che è la Design Week come sfida, workshop, i ragazzi, gli studenti a fianco delle aziende in una sfida appunto di design affiancata da di tutto. Vuoi parlarci anche tu? Certo. Allora? E con Mario poi ci siamo confrontati prima, ci siamo, diciamo, come con Giovanni prima, abbastanza allineati su delle esigenze, no? Di un mondo che cambia. Mi collego a quello che aveva introdotto prima il collega della sicurezza, Andrea, che è una questione culturale, no? Quindi fondamentalmente è un tema più sistemico. E quello per portare l'esperienza, condivido in pieno, e quindi non voglio andare a replicare le cose che ha detto Mario in termini di formazione continua, che è un'esigenza. Oggi siamo, anche chi ha fatto dei percorsi universitari o li farà, deve continuare a formarsi, al di là di uno stimolo lo deve continuare a fare perché il mondo cambia. Il secondo aspetto è sicuramente cercare di creare questa, soprattutto qua in Italia, una maggior connessione tra quella che è che il mondo dello studio e il mondo del lavoro sostanzialmente, no? Per cui è quello che anche noi cerchiamo di fare. Concordo con lui, io vengo, diciamo che questa è un po' una mia passione, come declinavo prima, questa dell'insegnamento e ma anche un'esigenza nel trasferire, perché è una questione anche, diciamo, bisogna avere anche questo senso nel trasferire le conoscenze che hai maturato. Sicuramente sono declinate da un'esperienza manageriale prima, imprenditoriale detto, consulenziale e formativa, per cui diciamo in questo paradigma nuovo che sto svolgendo da una decina ne metto un'esperienza il cui valore, come dire, va misurato, perché anche l'esperienza è un mondo che cambia, a meno valenza, quindi formazione di nuovo. E diciamo che io volevo introdurre questo concetto, che c'è, e questa parola meravigliosa che entra, diciamo, che è design, perché il design, diciamo, esiste, ha fatto un percorso, diciamo, per conto suo per tanto tempo, con delle metodiche che ormai si stanno aprendo in maniera sistemica,
Io insegno business all'interno della Diesia, ma diciamo che utilizzo metodi e strumenti che il design utilizza, il design thinking. Poi sicuramente li coloro anche con Lean Startup, dei concetti che si avvicinano. Quindi diciamo viviamo in un mondo che è interconnesso. E il design sicuramente aiuta a tutti i contesti, cioè la progettazione, come dicevi, introducevi te. Sì, come cultura, non come... Come cultura, Sì. e quindi c'è tutto, creo il team, mi immergo, vado a ideare, poi dopo prototipo, e poi creo, e poi testo. Poi i punti di partenza sono, diciamo, Osterwalder, Canva, eccetera, eccetera, Outside In, oppure Simon Sinek, Why. Il concetto di significato che viene, ma tutto ruota intorno, no? C'è questo concetto, diciamo, di design thinking, che è un po', se vogliamo, l'elemento base. Su questo, diciamo, anche noi in ISIA, stiamo sentendo questa necessità. E comunque ISIA è sistemica per concetto, poi a Pordenone è sperimentale, per cui si è un po' distaccati, si è meno vincolati. È un istituto pubblico, quindi con tutti i vincoli che lo ha, però sì. Noi veniamo tutti, siamo professori a contratto e veniamo tutti dal mondo, diciamo, dell'esperienza, e quindi questo porta valore aggiunto. Perché? Perché anche, soprattutto anche nella, dicevo lui, una persona funziona, va bene, non funziona, oppure è finito un determinato, si cambia. Quindi diciamo c'è anche questa. La Design Week all'interno, e vengo un po' al senso, ha questi workshop. Questi workshop sono nati proprio per cercare di, in modo particolare, avvicinare sostanzialmente questo tipo di esperienza, che un po' come altre magicamente nasce a Pordenone, senza un senso. Perché a Pordenone, oggettivamente? Pordenone è un terreno che sta alimentando adesso la Design Week, che secondo me, se sapremo alimentarla bene, saremo intelligenti, condivideremo, faremo comunità, diventerà un qualche cosa di come Pordenone legge, come le giornate del MU, com'era il fenomeno musicale, che mi ricordo che era unico a Pordenone, perché negli anni, io ho 54 anni, per cui, come dire, il Greco Beh, e sicuramente quant'altro. c'è un tessuto vivace, C'è un diciamo. tessuto particolare, quindi dobbiamo saperlo alimentare con queste cose. E il workshop è proprio il momento in cui la scuola incontra l'azienda e Tieni in cerca caldo di. questo tema qua, perché lo riprendiamo dopo con l'esame collaborativo. Permettetemi una provocazione. Qui vorrei che Marco, i vari e tutti gli altri relatori un attimino mi stesse un attimino, mi deste un'assistenza, un assist. La provocazione è questa, l'ho anche scritta poco tempo fa su LinkedIn. Si leggono spesso: le aziende hanno bisogno di queste competenze, scuola, sfornateci. L'azienda adesso serve questo, adesso serve quell'altro. È un continuo, no? È come se la scuola dovesse continuamente, tra l'altro con l'inerzia che può avere, che dovrebbe essere comprensibile, star dietro all'esigenza del momento dell'azienda di sfornare quello che serve, con dinamiche che non sono sostenibili, perché in realtà le esigenze stanno cambiando a una velocità tale. Allora, come si affronta questo discorso? È vero che la scuola deve poter comunicare con l'impresa, collaborare, ma a che livello? Dobbiamo dare esattamente la competenza del momento e formare i ragazzi in questa maniera, che credo poco sostenibile? O è meglio che scegliamo di fare qualcosa che dia una base affinché il ragazzo abbia una propria indipendenza, che riesca poi a trovare No, tu degli strumenti? apri un argomento incredibile, nel E senso tu dovrai che rispondere in pochissimo, tra l'altro. in pochissimo. No, perché in Vorrei che realtà. si prenotassero poi anche gli altri relatori No, ma tu. e anche, ad esempio, chi? Adesso, Matteo, ho chiamato anche te, perché tu comunque è una piccola impresa, avrai bisogno di dire: cavolo, vorrei un ragazzo che gli aiutasse. Come cavolo lo seleziono? Come trovo uno? Nell'ambito che hai tu, che è talmente dinamico, come trovo uno? L'università prepara l'informatica, voglio dire, cioè come fai fatica? Ma Tutto è un ambito molto allora, verticale. dai, facciamo un giro. Allora, vediamo la provocazione a chi l'ho lanciata No, per no, primo. ma il problema è un problema, insomma, la difficoltà, la complessità è che ci vuole questo dinamismo, no? Mentale, vediamo così, che però è bloccato da tutto il resto, cioè è bloccato dalla famiglia, all'istituzione, cioè. Il ragazzo che è dinamico, che è smart, così usiamo questa parola, no? Purtroppo è bloccato tutto intorno da quando nasce in dei cliché. Quello che l'azienda vorrebbe uno smart, no? Infatti molti mi dicono,
vogliono conoscere prima assolutamente quando facciamo scuola, tutto quanto, poi conoscere il ragazzo e manca poco che bisogna conoscere anche la famiglia, no? È una cosa, la famiglia vorrebbe conoscere tutti i professori, l'azienda dove va e magari anche che l'azienda sia attaccata a casa. Ecco, tutto questo è difficilissimo. Infatti a scuola stiamo molto dibattendo su una materia che sembra distante da tutto questo, no? Abbiamo creato questa materia, abbiamo inserito la materia comunicazione, che vuol dire giusto per dare un titolo, no? Ma in realtà lì lavoriamo sul spirito di sacrificio fino alla dinamicità, fino a tante altre cose. Perché noi possiamo dare al ragazzo la competenza a disegnare SolidWorks, in SolidWorks, bravissimo, utile, poi vai in un'altra azienda e magari in quel caso lì non ce l'ha perché non è coperta da questo, no? C'è il ragazzo smart che impara velocemente in una settimana, l'altro che viene bloccato. Noi dobbiamo far capire al ragazzo che non è solo quello, non è solo SolidWorks, ma non è semplice perché fai 3 ore di modellazione alla settimana, no? Ecco, tutto molto complicato. La cosa, secondo me, per superare questo è il tema vostro, cioè fare gruppo. Cioè l'azienda entra a scuola portando la sua esperienza e quindi il PNLU viene a scuola, racconta la sua esperienza. L'università entra alla scuola superiore e quindi ci devono essere delle ore libere durante la Contaminazioni settimana. sostanzialmente. Contaminazione, durante la settimana ore libere. E lì si va a ragionare su anche temi X, tipo la sagra, cioè su questo che è un tema bello, la sagra, cosa parliamo? E lì ci mettiamo dentro due o tre protagonisti e il ragazzo capisce che non è tutto comparto stagni, è come invece gli fanno vivere la vita, no? Ma diciamo che io sto notando che di base. Ma proprio perché è un mondo in cambiamento, in rapido e veloce cambiamento, sta diventando anche la proposta formativa, sta diventando obsoleta e diventerà sempre più obsoleta. Allora, però dopo cerco di, pur dandone il valore, insomma, che c'è, o anche l'entusiasmo che vedo chi lo fa di professione, non come me, come dicevo. Riconosco insomma dei ruoli differenti a prescindere dal fatto che sei un professore di una cosa, ma insomma ognuno lo fa. Però diciamo vedo e magari anche chi vorrebbe è un po' bloccato. Quindi c'è un tema diciamo di cambiamento all'interno, c'è un tema anche secondo me di orientamento e poi bisogna mettere al centro i ragazzi, insomma, cioè le aziende devono un attimino far parte, no? Non solo essere pronti a prendere, far parte nel creare questo ecosistema, nel condividere. E poi bisogna mettere al centro Interessante. anche il ragazzo, Modello secondo ecosistema me. anziché Sì, verticalmente. sì. Poi anche il ragazzo, perché fondamentalmente si ragiona. Io vedo, sono di Pordenone, qua è una provincia con tutti i limiti, una provincia un po' più grande, però si ragiona molto di stereotipi. Bisogna fare il liceo perché tutti fanno il liceo. Mettere al centro il ragazzo rispetto a quelle che sono le sue attitudini, per poterli. Portarli, quindi sviluppare quelli che sono i suoi talenti e poi anche ai ragazzi perché insomma devono capire che devono darsi da fare, devono essere orientati, ma devono impegnarsi e devono maturare. Insomma, io vedo veramente dei ragazzi bravi quando facciamo anche le tesi, cioè sono brillanti, è gente che farà. Poi diciamo c'è un nel mazzo ci stanno i tanti, io sono uno di quelli del mazzo, insomma, hai capito? Quindi poi con l'impegno si possono fare, poi c'è qualcuno che ha, ma anche in ognuno deve trovare la strada. E cito questa cosa, io quando lavoro in multinazionale, a un certo punto un po' polemicamente, a me, poi dicevo al mio direttore, quando me ne sono andato via, dicevo al mio direttore del personale, dicevo, sai qual è il problema qui? Che l'80% delle persone sono in ruoli sbagliati. Probabilmente girando un po' di persone riusciremo al 40%, poi Assolutamente. qualcuna non c'è, ma in quel caso lì, quindi diciamo è un tema. Ok, ottimo. Marco, senti, no, io adesso interrompo perché tu ti occupi tanto, ti sei occupato negli anni di formazione, al punto che hai avuto una proposta anche di proporla in chiave e-learning, no? Col portale Liberi Sapere, hai cercato di sperimentare comunque, ti sei mosso in diverse direzioni. Tu cosa puoi dire di questo Sì, tema? no, io mi occupo di, sono architetto e mi occupo di innovazione didattica da circa 10 anni. Cercando di portare una cultura, un modo di operare, che è quello del software libero, dentro le logiche della conoscenza, dello sviluppo della conoscenza, quindi condivisione, sistemi collaborativi. Io, appunto, dopo comunque 10 anni di militanza e di conduzione
che sicuramente mantengo in questi valori, però mi viene urgente la necessità di porre delle questioni, dei germi di dubbio, nel senso che per esempio in questo quadro tu hai la domanda qual era? Le scuole devono seguire l'ultima competenza richiesta dal mercato. In questo quadro mi sembra che manchi il mercato, cioè non sia stato citato quell'elemento lì, nel senso che io sto a design al Politecnico, alla scuola del design, e lì effettivamente c'è proprio un'attitudine di stare fortemente dietro quelle che sono le ultime esigenze, sono bravissimi i ragazzi a comunicare, a utilizzare i migliori software per rappresentare le loro idee, ma questo lo si fa a scapito di una necessaria profondità che ti consente poi di avere quell'autonomia di dire sviluppo una mia idea. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che alla fine si produce manovalanza laureata che inevitabilmente devi pagare poco, anche perché il mercato non ti consente di pagare di più. Allora la scelta del docente, quella mia su cui effettivamente mi ho dei dubbi profondi, è quella di dire spendo il mio tempo per permettere a quei pochi, perché c'è anche la questione umana, cioè chi sono gli studenti, sono tutti uguali, hanno tutti dei talenti, hanno tutti il dovere di esprimerli, o hanno anche il diritto di non essere per forza al massimo, non, che è una cosa umana, cioè, diciamo, le persone sono diverse. Allora il mio dubbio è quello di dire ti do tutti i tasti giusti da premere e poi vieni fuori e entri all'interno di un mercato che da, nell'ambito dell'architettura per esempio l'altro giorno ho ricevuto una richiesta, 350 euro per un mese di lavoro attorno a un concorso, e questa è una possibilità che per molti è forse l'unica ed è giusto dargliela, oppure dire io ti do delle basi profonde di conoscenza, queste non le vendi, ma ti permettono, come di fatto ho fatto un po' io nella mia esperienza, di essere un autonomo e inventarti il tuo futuro. Benissimo. Però gli autonomi lo sappiamo qual è la sorte, diciamo, sicuramente non sono quelli... Ti stoppo qui perché hai toccato un punto importante. Allora, coinvolgo Alias un attimo, perché in quanto cofondatore di un hackerspace, io credo che a un certo punto spiegare un attimino e attingere forse a quello che potrebbe essere come risorsa l'approccio hacker, che cos'è? Può aiutare? Nella vostra associazione siete curiosi, siete sperimentatori a punti anche a livelli anche sperati. Sì. Secondo te l'approccio hacker potrebbe essere, allora, diciamo, spiegandolo un attimino? Secondo me sono un po' i due temi toccati, sono comunque molto interessanti. Il primo è permettere alle persone di seguire la propria passione, quindi la propria vocazione, no? E quindi sapere cosa ti piace fare, sapere cosa vuoi scegliere nella vita, quindi in un senso un'orientazione. Questa è una cosa che si può esplorare molto bene, per esempio, in un posto che può essere un hackerspace, perché il range è molto molto vario. Noi al MITLAB facciamo principalmente elettronica, informatica, però facciamo anche meccanica perché abbiamo gli attrezzi, quindi per forza di cose, e poi quando le cose si congiungono in cose tipo questa, questo qui per esempio è un esempio molto molto carino, non so se qualcuno l'ha mai visto, questo qui è un generatore di segnale di chiamata per telefoni da campo. Non so se avete notato, ma ci sono un paio di telefoni da campo in giro, sparsi. Questo qua è stato uno dei terminali che abbiamo preso, perché alcuni di noi hanno sviluppato questa curiosità di capire come funzionano questi macchinari, che penso che l'ultimo è stato prodotto forse negli anni 80. E quindi questo è un po' seguire, ed è anche questo secondo me che, tornando al secondo tema invece, che secondo me anche le scuole devono darti, e sono gli attrezzi, cioè i tool concettuali per poterti sviluppare, ok? Quindi non insegnare e inseguire, quindi come dicevi tu con l'inerzia che hanno le scuole, di seguire gli ultimi trend del momento, ma permettere ai ragazzi, ai giovani di sapere come farlo. Cioè questa è stata una cosa che me l'hanno insegnato a me alle superiori, è stata forse la cosa più importante, che non devi sapere come fare una cosa, ma devi sapere come trovare il modo per farla. Ah, okay, quindi
E questo casa molto con il discorso dell'hacker, che esatto, e che è un po' la base dell'informatica, chi si occupa qua, che l'80% delle cose si risolvono con Google, con una ricerca su internet, non per forza Google. E quindi sì, questo oggettino qui ha riportato un po' l'insieme, perché l'abbiamo trovato ed era rotto, non funzionava, come succede nelle cose prodotte negli anni 80 e si sopravvivono fino ad oggi. E quindi ci siamo messi a misurare, abbiamo prodotto questa parte qui, che è la parte nuova, in acrilico, tagliata al laser, e adesso in sostanza la cosa genera. Ma questo tiene in caldo, perché lo parliamo tra poco. Ecco, a proposito di questa quindi parte. Sì, in sostanza, secondo me, cioè, quelle che le scuole devono fare è dare la possibilità, cioè insegnare ai ragazzi come cercare, come svilupparsi da soli, e poi in un posto che può essere per esempio un hackerspace, e trovare la cosa che ti piace, che non è per niente banale certe volte, insomma. Ok, infatti. Ennio, vuoi dire? Sì, ben, sono assolutamente d'accordo con lui, nel senso che purtroppo la scuola mediamente, non tutte per fortuna, insegna a utilizzare uno strumento, ma non insegna la curiosità a capire lo strumento. Esatto. Che la strada corretta è quella, no? Anche l'utilizzo dei software, non è che io devo imparare meccanicamente, lì c'è l'icona per... Ma devo capire il concetto con cui è stato creato quel software, farlo mio, instillare la curiosità, capire qual è il percorso per capire diciamo, la logica con cui sono state fatte determinate cose tra quei software, e in questo modo i ragazzi riescono a passare da un software all'altro in maniera abbastanza semplice, nel senso, quando io ho capito il meccanismo per cui ha portato a generarsi una determinata cosa, riesco anche in breve tempo a autoistruirmi per usarla. Quindi è inutile insegnare, diciamo, in maniera ossessiva, parlo di software specifici, l'AutoCAD piuttosto, sì, è giusto che li conoscano, perché se uno fa l'architetto eccetera, eccetera, deve conoscere questi software, ma bisognerebbe agire con un'inversione di tendenza, insegnare i principi per cui logici o non logici, per cui questo percorso ha portato a creare questi software, io li capisco, quindi riesco a passare da un software all'altro in maniera molto semplice, ma anche nella meccanica. Capisco come è stato fatto un determinato oggetto, la logica che ha portato alla costruzione di quell'oggetto lì, instillare la curiosità. Cioè, guardate, due parole semplici, instillare la curiosità, perché è l'unico modo per fare uscire dalla mediocrità gli studenti. Dalla massa, dalla massa che si adegua a quello che trova, insomma. Infatti è un gran periodo per i filosofi adesso, gli umanisti, e non è uno scherzo. Le aziende stanno reclutando filosofi perché sono abili nel gestire la critica oggi, e umanisti anche, perché è proprio il principio. Il tema fondamentale, che però insomma mi lego un po' al fatto, è che benissimo, però il 70% dei lavori del futuro, dei prossimi, si dice a 10 anni, ma dico del 5, ancora non ci sono. Questa è un'altra domanda su dove si deve lavorare, e anche noi dove dobbiamo lavorare. Sono cicli molto veloci, per cui questo impongono innovazione, quindi usare strumenti che aiutano a qualsiasi livello. Quindi io dico sì, ok, perfetto, io nelle aziende porto e faccio consulenze, faccio attività, e nelle mie attività imprenditoriali uso il design thinking per innovare. Però il tema fondamentale è anche your business model, no? Cioè, quindi dovranno applicare i ragazzi, dovranno applicare noi come persone che fanno parte di un'entità, e a 360 gradi. Quella credo sia la grossa sfida. Credo che la cosa più importante sia abituarsi a elaborare una propria visione di quello che sta per succedere. Per questo non possiamo imparare tutto, però secondo me anche lì il confronto vince, nel senso che gli eventi dove c'è un dibattito, dove c'è un confronto, dove comunque ti sto stimolando a pensare qualcosa, ad avere un'opinione, a porti, che la tua visione sia quella corretta, che sia vera o no, non è importante, però comunque ti abitui a cercare di guardare un po' più ampio, no? Sì, bisogna essere un po' meno autoreferenti, tutti lo siamo, e siamo un po' presuntuosi. Quello è un vantaggio competitivo, sfruttiamolo per fare grano, per fare realizzare gli obiettivi, per fare quello che vogliamo. Però lasciamo sempre aperto al fatto di mettersi in discussione, in gioco. Perché? Perché quello è perché di opportunità ce ne sono una marea, no? Magari lei starà facendo difficoltà inizialmente, però dopo, come dire, la strada probabilmente la trova lei più che altri, poi dipende come se la gioca. Poi gli dicevo, è anche una questione di
Autoimprenditorialità tutti dobbiamo averla, nel senso siamo tutti a tempo determinato e siamo fondamentalmente imprenditori. Se non giochiamo con quelle metafore rischiamo di pagare poi chi lo è o in qualche modo lo sta percorrendo, va bene, ma il problema fondamentale è che manca, no? Io dico sempre non serve più fare meglio, le robe sono sempre fatte, cambia le regole del gioco e cerca un attimino di fare una mappa delle tue competenze, capire dove sei bravo e dove puoi. Ognuno di noi ha una strada. Il paradosso è che certi dicono: oddio, sono uscito dall'azienda, facevo il corrispondente commerciale estero, adesso a 50 anni non mi assume più, oppure sono da 5 anni, va bene. L'imprenditorialità è un tema, però fondamentalmente dico: ma dov'è che sei forte te? Beh, allora scarica lì, no? Oppure c'è qualcosa di nuovo, ti formi. Cioè io queste tematiche qua le applicavo, ma le ho, sono 10 anni che vado a fondo ed oggi ho un po' più di expertise che riesco a vendere. Ed è chiave, casualmente, perché poi i percorsi, diciamo, della vita hanno la casualità, ma mi permette, come dire, di applicarlo. Ma sto già pensando che tra 3 anni, come dire, il vantaggio, eccetera. Quindi questo facciamo, allora, passiamo al secondo tema e facciamo, aggiungiamo una provocazione anche lì. Allora, è facile, secondo me è più facile immaginare che gli studenti possono fare e possono collaborare tra loro, lavorare in team, perché l'età, la voglia, l'entusiasmo, eccetera, eccetera. Allora, pensiamo un attimo alla sfida di un design collettivo. Allora, vi faccio degli esempi che abbiamo portato nelle scorse edizioni. Una rigenerazione urbana, no? Anche Alvise, anche su questi fronti, lui si è abbastanza speso, oltre che il discorso poi del progetto su Venezia, no? Cioè il fatto di, abbiamo un quartiere depresso, dobbiamo cercare di non è un solo discorso di urbanistica, no? C'è un discorso di coinvolgere e di avere un impatto sul sociale, sul benessere del quartiere attraverso attività della progettazione, che non è fare esattamente il manufatto, ma potrebbe essere l'esperienza di fare un manufatto ad animare. Voglio dire, la sfida, pensiamo agli adulti. Uno, riteniamo importante cercare di far collaborare gli adulti ha una progettualità che potrebbe essere civica, di un quartiere, ma potrebbe essere anche, pensiamo viceversa, a quanto è difficile far collaborare le aziende. E qui anche vorrei rimbalzarmi Giorgio, Matteo, eccetera, eccetera. È possibile per un'azienda che sicuramente sente la competitività con le altre aziende avversarie ragionare in termini di opportunità di collaborare alla progettazione di qualcosa o di una parte in comune, perché magari non si è abbastanza grandi? Abbiamo parlato di, no, Andrea ha citato, quante imprese piccole ci sono? Come faccio a fare ricerca e sviluppo in un'impresa piccola? Come faccio a affrontare certi investimenti? È anche un discorso di tempo, non solo di economia, no? Allora, il discorso che la sfida, ovviamente il tema è molto grande, ma la coprogettazione intesa come approccio sarebbe opportuno instillarla agli adulti, alle imprese e anche ai privati, dipende da dove vogliamo andare un po' a parare. Partiamo dai privati. Alvise, non so, tu che hai avuto esperienza nel fare appunto rigenerazione o design urbano civico. Per me effettivamente c'è la questione potrebbe essere anche questa, cioè nella comunità comunque, oltre ai progettisti e alle imprese, ci sono anche le persone che poi vivono gli spazi, usano gli elettrodomestici o gli oggetti. Quindi la forza è anche quella di trovare il modo, prima si parlava, stiamo cambiando sempre più velocemente, c'è paura, c'è rischio, non si sa come andrà, come cambieranno gli spazi, come cambieranno gli oggetti. A breve inizieremo un incontro, un workshop di 12 ore che si riferisce sempre al tema dell'abitare. Vogliamo cercare, lo faremo a Mestre, in un quartiere che è Altobello. Oggi la città produce vuoti, dobbiamo pensare a questi spazi, dobbiamo pensare anche all'idea di comunità, dobbiamo capire come una città o un quartiere può essere più vivibile proprio anche a servizio della comunità, e quindi investendo anche o chiedendo alle persone cosa sono disponibili a fare
non solo per loro, ma anche per la comunità, quindi dei servizi che da un lato permettano di creare socialità e quindi ripensare anche il fatto che vivi in uno spazio in cui ti riconosci, perché comunque conosci anche le persone che assieme a te vivono quei luoghi. E dall'altro, soprattutto, cercando di capire o interagendo direttamente con le persone che poi quegli spazi li vivranno, la nostra idea è quella di individuare una sorta di metodo, o comunque cercare di intercettare quelle che sono le necessità della comunità, per dire poi all'amministrazione: il mondo sta andando oggi, non oggi fino a fra 10 anni, ma oggi sembra che la comunità chieda questo. Cerchiamo assieme, cioè anche l'abitare è anche il luogo dove magari si produce o si svolgono, si passa il tempo libero, si hanno degli hobby, dove anche gli hobby possono diventare anche dei lavori che si fanno nel dopo lavoro o durante nel tempo libero, però possono produrre anche dei piccoli redditi. Quindi stiamo cambiando, stanno cambiando gli spazi, dobbiamo cercare di capire assieme come sta cambiando la città e anche il nostro modo di vivere, e far sì che le amministrazioni possano poi dare o mettere nelle condizioni della città che si adatti un po' al... Perfetto. Volevo un attimino, Alias, torno un attimo su te, dopo passo un attimo sul discorso sulle aziende presenti. Voi avete fatto dei workshop bellissimi e vorrei che me ne parlassi a livello di impatto sociale, nel senso, voi avete fatto dei restart party, cioè degli eventi, dei workshop aperti per mettersi insieme a riparare gli oggetti rotti, cioè per fare un lavoro veramente a 360 gradi, nel senso la cultura di avere cura delle cose, provare a riparare, trovarsi insieme a confrontarsi, eccetera, eccetera. Non è un momento anche quello di co-design, diciamo? È sicuramente un momento sociale. Premetto che l'idea non è sicuramente nostra, fa parte del Restart Project. Fa parte del Restart Project, che però è un'idea italiana, anche se loro hanno iniziato a Londra. Sono un gruppo di italiani, sì, sì. E quindi sì, sono momenti dove insegniamo a riparare, quindi imparare a riparare. È l'idea che ci hai detto, è questo. L'idea è proprio quella che adesso le persone sono quasi terrificate di aprire gli oggetti in proprio possesso. Sono miei oggetti, posso fare tutto quello che voglio. Però questa cosa qui, più si va avanti, meno la si vede. Come si è visto, per esempio, transitare da programmi che sono installati sul tuo computer a cloud, che gira in computer di altri. E quindi anche lì, anche nel mondo software, si è visto questo passaggio dal non avere oggetti in mano e poterli aprire e poterli guardare. Quindi questo è proprio un movimento, un contromovimento, per così dire, dove stimoliamo le persone a prendere, portare le proprie cose, aprirle, perché tante volte, l'ultimo esempio è stata la Restart Party che abbiamo organizzato assieme al gruppo di Trieste Senza Sprechi, con cui abbiamo trovato questa sinergia, diciamo. E c'era un bellissimo sistema, un home theater tipo 2.1, insomma, no? E che era sull'orlo di essere buttato via perché il jack non funzionava. E quindi, insomma, per 10 cm di cavo buttavi via tutto il sistema. E questa cosa qui non solo diciamo ti permette di essere veramente il proprietario di un oggetto, quindi avere libertà completa, ma anche di ridurre sprechi, ovviamente. Perché, insomma, quando affrontate la riparazione, è un'esperienza che vive solo il proprietario dell'oggetto o diventa una curiosità collettiva? In verità sì, quello che succede è che tanti, magari molto spesso arrivano persone con problemi simili, quindi per esempio c'è quello che ha il cavo spelato un pochino, che è da riisolare, o il cavo staccato, eccetera eccetera. Quindi loro magari si raggruppano insieme e lavorano insieme, anche perché utilizzano magari entrambi il saldatore, gli attrezzi che ti servono per riparare un cavo, insomma. Quindi sì, quello che succede è magari ci sono quei curiosi che stanno lì a guardare cosa viene fatto, ci sono quelli, ovviamente, i tutor che guidano, e poi ci sono le persone che risolvono insieme un problema simile. Ho messo insieme
questa esperienza da parte di Alex e il discorso di Alvise, perché spesso queste attività vengono fatte proprio per rigenerare un tessuto sociale e creare, no, un'attività che unisce e rende felici. Sono attività in cui alla fine quasi è meno importante riparare l'oggetto, ma quanto stare insieme, bere il tè insieme, fare comunità, eccetera eccetera, ricostruire un tessuto, no, sociale. Dopodiché possono nascere idee creative su come anche migliorare l'ambiente esteticamente. Beh, esistono anche realtà come per esempio il Repair Café, che è proprio forse la personificazione di quello che già dal nome, no? Già dal nome, cioè sono proprio caffè, dove ti bevi il caffè e ti ripari le cose. Fantastico. Allora, Giorgio e Matteo, il discorso, adesso saltiamo di parlare un attimo in fase, ma neanche tantissimo. Il discorso, siete aziende diverse, state partecipate insieme, hai partecipato anche tu tanto al discorso UDU insieme. Come vivete il fatto di lavorare, di fare una sorta di coprogettazione su una piattaforma comunque comune, eccetera, eccetera, e siete magari... per certi versi, per certe attività. Si diverte, nel senso che... Cioè è possibile per le aziende effettivamente collaborare in qualcosa di comune e poi comunque vivere bene con le proprie attività senza... Sì, il mercato è molto ampio nel nostro caso, questo aiuta sicuramente perché non ci si presta più, no? A livello di concorrenza, però le competenze sono differenti, qui soprattutto nel software che vogliamo noi, la parte gestionale è veramente ampia, lo spettro di cose che si hanno in mano e anche a gestire, quindi avere qualcuno che magari si ne sa qualcosa di più, proprio un'esperienza diversa dalla tua, aiuta sinceramente con come implementare del cliente. Non avete mai avvertito qualcuno la paura, magari il timore di esporsi? Allora, io di questo volevo parlare. Secondo me il problema è un po' culturale, stranamente, ha detto una persona che stimo. Almeno io l'ho vissuto in modo abbastanza forte. Una decina d'anni fa, io sono sede a Villotta, non è tanto grande, però comunque ci sono delle aziende, e ho detto si conoscono in tanti, cioè siamo tutta una grande famiglia, ma perché non si dividono tipo in tre gruppi, aziende si mettono assieme, fanno un consorzio, perché tanto di un responsabile IT ne hanno bisogno tutti, di un help desk che venga ne hanno bisogno tutti, perché non si mettono insieme e condividono? Poi magari viene fuori che è una necessità comune, magari uno scopre che anche lui aveva bisogno di risolvere quel problema e i budget si dimezzano. Ma è stata fantascienza. E quindi ho deciso di fare poi la mia strada per realizzare anche magari qualcosa di simile. Mi fa molto piacere che tu porti questo tema, perché secondo me davvero c'è anche un problema culturale. E parte di questo problema è dato da quello che hai appena detto, che se tu lavori con l'open source, secondo me, hai una fortuna, che forse ti riesci a porti prima dei problemi che stanno arrivando. La forza del marchio registrato sta superando quella dei followers nella società. Il brevetto stride. Allora, sicuramente la comunità è la strada. E dal mio punto di vista, dico, anche senza prendere l'esempio di Udu, che è un esempio, cioè io ho iniziato a usare Udu proprio perché c'era una comunità, prima usavo un altro software, se no non mi sarei messo mai su un altro prodotto se non fosse, diciamo, proprio il fatto che c'era una comunità che poteva dare tantissimo vantaggio, perché sia nella condivisione di esperienze sia di visione, insomma, di cosa succederà domani. Però l'ho visto anche lì, e non ho visto neanche, per dire, l'università molto aperta. Io avevo un ragazzo che con anche il suo sponsor, il professore, voleva fare da me lo stage, ma poi per problemi burocratici inutili non ha potuto farlo, ha dovuto fare una roba di laboratorio di inserimento dati. Questa secondo me è stata una cosa che me la porterò sempre avanti, perché sono rimasto molto male io per questo, perché magari ho provato a collaborare anche con qualche scuola, con qualche progetto, quindi ci credeva questa roba qua. E dico, io per esempio, per quelle che possono essere le mie esigenze, avrei bisogno di tantissimo di poter collaborare con le scuole, ma proprio tanto, cioè perché per quella che è la mia idea, magari la mia visione, non cerco qualcuno di pronto subito, cerco qualcuno che dovrà essere pronto tra 3 anni, perché ovviamente nella mia azienda c'è bisogno di crescere, ci sono tutta una serie di cose, e quindi sono già tardi 3 anni, cioè, nel senso, no? Cominciare magari anche dalle scuole, capire come vengono fuori dalle scuole, per capire anche quelli che sono più vicini a, sarebbe oro colato. L'esempio del PNLUG che è fatto nelle scuole, bisognerebbe nazionalizzarlo, cioè lì hanno creato genitori che assieme si vedono il sabato, eccetera, per mettere a posto il computer. Mettere a posto il computer è una scusa. Con quella scusa lì hanno fatto comunità, perché prima non c'erano occasioni, è un paese. Bravissimo. Ma soprattutto hanno imparato.
E se prima gli spiegavi come, guarda che c'è il rischio, guarda che non gliene fregava un cazzo, un poco. Tranquillo. Ti bevi una birra, fai comunità. Questa roba qua io mi ha colpito veramente tantissimo. Lei lo sa, adesso lui ovviamente, voi avete tantissime cose, quindi, ma io ci credo tantissimo questa roba qua. Andrebbe, ti ripeto, veramente nazionalità. Cioè, le scuole, come primo riferimento, dovrebbero proprio parlare con gli hackerspace e con i LUG e dire: bene, ci date una mano, prendete tutti i computer delle banche che li buttano via, ce li mettete a posto magari attraverso delle cooperative che hanno bisogno di insegnare qualcosa ai disabili, e li portiamo nelle scuole, creiamo una roba nazionale, chi finché viene LUG magari ci sono anche dei contributi. Cioè, voi avete fatto vedere che si può, quindi è un miracolo quello. E sulla consapevolezza, appunto, secondo me con l'open source siamo un po' avanti, perché finirà il discorso di cui ho paura di dare le mie informazioni, devo tenere tutto per me, tutto. Con l'open source parti già in questo senso. È chiaro che devi un attimo capire bene, è chiaro che poi ci sono sempre problemi magari nel rilasciare le informazioni nel modo corretto, però parti molto più avanti, perché parti dal presupposto che comunque non è alternativa che condividere, che... Sì, guardiamo più, diciamo, che il prodotto ha un modello, diciamo, di affrontare le cose, e perché i problemi capitano comunque... Poi parti a carte scoperte. Esatto, cioè nel giro di 3-4 anni secondo me sarà vincentissimo, perché tu sei già, cioè io lo vedo già quando mi confronto con alcune persone che non lo capiscono proprio, cioè magari mi fanno la domanda: sì, ma tu lì come fai a guadagnarci, ma al mese quanto? No, ma io ti sto parlando di un'altra cosa, io ti sto parlando di qualcosa che è la terra, poi vengono gli altri. Sì, no, ma al mese! Ok, io chiederei un attimo adesso Carlo, insomma. Carlo organizza un evento che comunque è anche lì veramente importante, centrale per, diciamo, il Triveneto, ma anche i paesi confinanti, che è la Mini Maker Fair, dove organizzi ma anche vedi cosa c'è, i ragazzi, la creatività, chi partecipa. Su quello che abbiamo detto oggi, secondo, che osservazioni ci puoi dare in più, che ci possono aiutare un attimo a vedere cosa sta succedendo e... se possibile, se c'è qualche speranza in quello che... Speranze ce ne sono molte, secondo me, perché tutto quello che avete detto è tutto vero, e c'è una grandissima voglia di fare cose in comunità, di fare cose assieme, di fare cose open. Quello che manca, quello che andrebbe potenziato nella parte soprattutto della formazione dei giovani della scuola, è l'atteggiamento all'essere pratici. Quello che oggi è il grosso, la condanna che io do alla formazione di oggi, soprattutto in Italia, ma in tutto il mondo un po', è che noi usciamo dalla scuola con... l'abbiamo sentito tutte queste cose, la scuola deve insegnarti a imparare, non deve darti i concetti, ma deve darti i metodi, tutto bello, è tutto giusto. Quello che non ci dà, che deve darci la scuola, che dobbiamo imparare fin da piccoli, è l'essere pratici. Quello che vedo nel laboratorio, quello che vedo nel Fab Lab, quello che vedo con la gente che viene con me, che ha dei problemi, è... spesso anche molte idee, anche troppe idee, ma non ha un minimo di senso pratico. Arrivano e vorrebbero cambiare il mondo in una maniera molto arzigogolata. Vorrebbero scrivere software che fa cose bellissime, ma in una maniera non ottimale. E quello che ci manca oggi per riuscire a portare alla realtà tutte queste belle intenzioni, che sono giuste e belle, è l'essere pratici. L'immaginare nella testa la propria idea, il proprio metodo e la realtà fisica, perché noi possiamo discutere quanto vogliamo democraticamente e votare, non votiamo contro la legge della fisica, non possiamo discutere contro la matematica, possiamo discutere contro i limiti che il mondo ci pone. Questa è una cosa che l'uomo sta perdendo sempre di più. Abbiamo grandi aspettative verso noi stessi, verso quello che possiamo fare, e non ci rendiamo conto dei nostri limiti. L'essere pratico è questo. E quello che io vedo mancare tantissimo nei giovani, mi arrivano al laboratorio con: ah, è bellissima questa macchina, potremmo costruire l'astronave. E faccio: no, ci sono le leggi della fisica che te lo impediscono, oppure questa macchina non fa questo. Però secondo me quello che dici è vero, però ritorna, la soluzione è sempre la comunità. Nel senso che l'adolescente, proprio come conformata la sua testa, è normale che non è pratico. E deve essere la comunità che deve essere dei dagli, deve farlo scendere nella terra, no? Che vuol dire tu, funziona se la parte se quello che accomuna noi è proprio di cercare una soluzione funzionante, pratica, fattibile in qualche maniera. Sì, ma è la comunità che gli dà una mano a farlo, perché sennò lui, l'adolescente, cioè l'adolescente
non è pratico, cioè nel senso che noi ragioniamo da adulti, proprio perché il nostro cervello ormai si è già sviluppato. L'adolescente, prima che pratico, cioè nel senso, ci sbatte il naso 3-4 volte, e quindi poi la comunità che gli fa capire. Ho avuto i ragazzi in alternanza scuola-lavoro che vengono al laboratorio, si trovano lì, più ce ne sono, più discutono assieme su come fare qualcosa, e non esce poi una vita. Lì è interessante dare un metodo, quindi sì. Sicuramente una guida. È necessaria. Io vorrei chiudere con il discorso, perché purtroppo avete capito che questo sarebbe un potenziale argomento di un forum stupendo, potrebbe durare ore e vedere tutti partecipare, ovviamente, però ovviamente abbiamo dei tempi che abbiamo già sforato abbondantemente. Il discorso di facilità è interessantissimo ed è vero, magari lo tradurrei come insegnare a sporcarsi un po' le mani, non ne posso dei limiti, perché spesso come è successo in Dallara, adesso che è un'azienda sicuramente innovativa in Italia, ha detto, come si dice, il dirigente ha detto, volevo sviluppare un simulatore avanzatissimo, qualcosa che potesse portarsi avanti rispetto alla concorrenza, ho chiesto ai miei ingegneri, dicevano che è impossibile, ho assunto 2-3 neuroreati e loro non sapevano che era impossibile, l'hanno fatto. Ecco. Quindi io vi lascerei con questa chicca, nel senso, dobbiamo essere pratici, però dobbiamo anche dare sfogo alla creatività, penso che la comunità anche lì sia la soluzione. Ringrazio veramente tutti, sarebbe bello andare avanti così, però dobbiamo anche fare mangiare qualcosa, fare pipì. Grazie a tutti.